La rivoluzione psichiatrica in Italia e la conseguente legge 180 del 78, nota anche come legge Basaglia, rappresentano un momento cruciale nella storia della psichiatria e della sanità pubblica. Questo movimento ha radicalmente trasformato l'approccio alla salute mentale, segnando una svolta paradigmatica da un modello di cura basato sull'istituzionalizzazione a uno centrato sulla comunità e sui diritti umani. Il movimento di riforma psichiatrica in Italia iniziò negli anni 60 sotto la guida di Franco Basaglia, psichiatra e pensatore influente. Basaglia criticava aspramente il sistema manicomiale, vedendolo come un'istituzione repressiva che perpetuava l'esclusione sociale e la violazione dei diritti umani dei pazienti. La sua visione si basava sull'idea che la malattia mentale fosse in gran parte un prodotto delle condizioni sociali e che il trattamento dovesse focalizzarsi sul reinserimento sociale piuttosto che sull'isolamento. Le esperienze pionieristiche di Basaglia, in particolare a Gorizia e poi a Trieste, dimostrarono che era possibile un approccio alternativo alla cura della salute mentale. Questi progetti pilota implementarono pratiche innovative come l'apertura dei reparti, l'abolizione di metodi coercitivi e la creazione di cooperative di lavoro per i pazienti, mostrando che l'integrazione nella comunità era non solo possibile, ma anche terapeutica. La legge 180 del 78, approvata il 13 maggio del 78, fu il culmine di questo movimento di riforma. I suoi principi fondamentali includevano la chiusura graduale dei manicomi, il divieto di costruirne di nuovi, il trasferimento della cura psichiatrica a servizi territoriali diffusi, la limitazione drastica dei trattamenti sanitari obbligatori, TSO, rendendoli l'eccezione piuttosto che la norma, l'enfasi sui diritti civili e sulla dignità dei pazienti psichiatrici, l'integrazione dei servizi di salute mentale nel sistema sanitario generale. Questa legge rappresentò una rottura radicale con il passato, spostando il focus dalla custodia alla cura, dalla segregazione all'integrazione. Promosse un modello di assistenza basato sulla comunità, con l'obiettivo di trattare i disturbi mentali nel contesto sociale del paziente. L'implementazione della legge 180 fu complessa e non priva di sfide. La transizione da un sistema basato sui manicomi a uno centrato sulla comunità richiese tempo, risorse e un profondo cambiamento culturale. In alcune regioni la chiusura degli ospedali psichiatrici non fu accompagnata da un adeguato sviluppo di servizi territoriali, creando inizialmente lacune nell'assistenza. Nonostante le difficoltà, la riforma italiana ha avuto un impatto profondo e duraturo. Ha influenzato le politiche di salute mentale in molti altri paesi e ha contribuito a un cambiamento globale nella percezione della malattia mentale e nel trattamento delle persone con disturbi psichiatrici. La legge 180 ha anche stimolato un'importante riflessione sul ruolo della società nel trattamento della malattia mentale. Ha promosso l'idea che la salute mentale sia una questione di interesse comunitario e non solo medico, enfatizzando l'importanza dei fattori sociali, economici e culturali nel benessere psicologico.